La zattera della Medusa è un dipinto di Théodore Géricault, realizzato tra il 1818 e il 1819 e conservato nel Museo del Louvre di Parigi. La Medusa era una fregata francese a vela. Il 2 luglio del 1816, a causa dell'inesperienza del comandante, si incagliò nelle secche del Banc d'Orghen in Mauritania. Dopo aver inutilmente tentato di disincagliare lo scafo, l'equipaggio abbandonò la nave il 5 luglio 1816 sulle 6 imbarcazioni di salvataggio. 150 persone non trovarono posto sulle scialuppe e furono costrette a realizzare sbrigativamente una zattera con il legname della fregata. La zattera fu legata all'ultima delle scialuppe che si allontanavano dal relitto, ma a causa del peso delle persone a bordo, ben presto affondò parzialmente, causando la rottura della cima che la teneva legata al gruppo. Le persone che si trovavano a bordo della zattera vennero così abbandonate al loro destino. Nei giorni immediatamente successivi, 20 persone morirono o si suicidarono. La disperazione regnava a bordo e dopo 9 giorni i naufraghi, avendo terminato l'acqua e le provviste, furono costretti a cibarsi dei cadaveri dei loro compagni. 2 mesi dopo il naufragio nel Journal de Debats, il medico Savigny, uno dei pochi superstiti della zattera, narrò la lotta per la sopravvivenza che si era fatta feroce sin dai primi giorni. I più deboli si erano tolti la vita abbandonandosi all'oceano o erano stati sopraffatti. Il 17 luglio 1816, dopo 13 giorni alla deriva, il battello Argus individuò e salvò i 20 superstiti sulla zattera, ma 5 di loro morirono nella notte. L'opera coglie il momento in cui la rovina della zattera può dirsi completa. Sulla zattera si ammassano i sopravvissuti, disposti in 2 zone dell'imbarcazione. In primo piano, più vicino allo spettatore, per aumentare il pathos, si raggruppano le vittime del disastro. Appare un vecchio che regge sulle ginocchia il corpo del figlio deceduto per proteggerlo dalla fame degli altri naufraghi. Accanto a lui si vede un corpo dal torace in su e non è chiaro se si tratti di un uomo le cui gambe si spenzolino in una falla della zattera verso il mare o se è semplicemente ciò che si può vedere non sia altro che quanto di quel corpo ancora rimane integro. Un cadavere coperto da un velo è quasi abbandonato alla corrente, mentre un altro corpo giace riverso. C'è chi piange, chi pare fuori di sé, chi si abbandona, travolto dalla debolezza o dalla stanchezza. Nel secondo gruppo, più lontano dallo spettatore, sono riuniti invece i naufraghi che ancora reagiscono, animati dalla speranza di essere avvistati dalla nave Argus che si staglia, piccolissima, in lontananza. C'è chi ha le mani giunte e ringrazia Dio, chi incoraggia gli altri mostrando la salvezza, chi sostiene chi non ce la fa. 2 di loro, appoggiandosi a una botte, sventolano dei panni logori per farsi vedere dalla nave. L'opera rappresenta simbolicamente la vita umana travolta da avvenimenti imprevedibili e luttuosi, che travolgono l'esistenza e i suoi ritmi, e a cui ciascuno reagisce diversamente. Qui vediamo l'umanità in bilico tra speranza e disperazione, tra morte e vita, tra rassegnazione alla sorte e voglia di lottare sino all'ultimo respiro.
L'opera è inoltre metafora della lotta dell'uomo contro le forze della natura che lo fanno scoprire improvvisamente debole e fragile, ma anche eroico e determinato. Quando tutto crolla, rischiano di perdersi anche le basilari regole di convivenza. Si annullano i tabù, si decade nella barbarie all'insegna del motto latino che accusa il genere umano. Il mare in tempesta, chiara metafora delle vicissitudini dell'esistenza umana, circonda i malcapitati, minaccioso. Eppure, proprio quel mare che ha distrutto e ucciso permette alla nave Argus, simbolo di salvezza, di giungere in soccorso. L'evento che ha generato la tragedia può divenire anche un'opportunità. La zattera, così insicura, traballante, scossa dalle intemperie, è simbolo del mondo che ospita gli esseri umani, così diversi gli uni dagli altri e tuttavia così simili, compagni della medesima avventura, della medesima traversata che è la vita. Tra chi uccide e chi salva, chi aggredisce e chi aiuta, tra colpevoli e innocenti, vittime e carnefici, l'umanità tutta è rappresentata in quest'opera. Quindici uomini si salvarono su 150. Non si sa se i più coraggiosi o i più vigliacchi, i più egoisti o i più caritatevoli. Non sappiamo nemmeno come si svolse in seguito la vita dei sopravvissuti. Divennero migliori? Impararono da quella esperienza a sopraffare gli altri pur di restare a galla? Scoprirono che solo insieme, aiutandosi, è possibile salvarsi? L'opera, mostrandoci il momento di massima miseria di questo gruppo, che coincide con la sua salvezza, non ci permette di trovare un'adeguata risposta.